Avresti mai creduto che con un telefono cellulare e uno scatolottino grande come una scatoletta di tonno piccola avremmo potuto creare un piccolo computer portatile da utilizzare dove vogliamo? Bene, adesso vediamo la recensione della Display Dock di Microsoft per utilizzare il Continuum dei dispositivi Windows 10 Mobile. Allora, come si interfaccia questo oggetto? Allora, nella confezione, l'unboxing l'avete visto, c'è questo scatolotto che ha solo bisogno della sua alimentazione, che arriva con l'alimentatore che io ho collegato, un alimentatore classico da muro, è lo stesso caricatore che utilizzate per il vostro Windows Phone 10, ok? Nello specifico io ho Lumia 950 che andate ad appiccicare dietro nell'apposito, nell'unico spazio disponibile. Poi rimangono a vostra disposizione tre porte USB dove potete collegare tastiere, hard disk esterni, pennette e via discorrendo, una DisplayPort per quanto riguarda l'uscita video e un HDMI sempre per l'uscita video. Noi in questo caso abbiamo una DisplayPort perché il mio monitor 2K ha la DisplayPort. E la mia tastiera invece è USB. Utilizzerò la stessa tastiera che uso normalmente con il computer. Vedete che si è accesa la Display Dock. Bene, adesso la colleghiamo al nostro Lumia e cominciamo a vedere come funziona. Eccoci qua. Abbiamo collegato semplicemente il nostro cavo USB tipo C in entrata e in uscita, quindi un doppio USB tipo C alla Display Dock e al nostro dispositivo. Qui vediamo visualizzato il touchpad, che altri non è che, scusatemi, che il nostro trackpad virtuale, cioè esattamente come noi siamo soliti utilizzare il nostro touchpad nel computer portatile, per esempio. Vedete che abbiamo a disposizione alcune applicazioni per scorrere su e giù, dobbiamo utilizzare le due dita. Ok, abbiamo a disposizione non tutte le applicazioni, posso entrare nella galleria, posso guardare YouTube, perché questa applicazione è disponibile anche per Windows 10, quindi io posso utilizzare gli applicativi disponibili, come vedete seguiamo anche altri recensori ovviamente, quindi ci vediamo un po' sopra. No. Però, come vedete, possiamo utilizzare le applicazioni che fruiscono piuttosto bene e soprattutto lo possiamo fare utilizzando applicativi che sono disponibili sia per Windows 10 Mobile che per Windows 10. In questo caso, MyTube è un applicativo disponibile per entrambi i sistemi operativi. Vedete che abbiamo anche qui il tasto cerca, il tasto indietro e il tasto Windows. Nel tasto Windows sono raggruppate le applicazioni notizie, è la stessa applicazione di Windows 10 Desktop, ok? Perché è un'applicazione universale. Vedete qual è il tipo di funzionamento. Io ovviamente se, tra l'altro, se volessi, e adesso ve lo farò vedere, posso utilizzare anche il mio mouse, ok? Vediamo se ci sono delle gesture di uscita. Ok, usa due dita per eseguire una panoramica o per scorrere rapidamente, tocca per aprire e selezionare, benissimo. Per tornare indietro, vedete, basta fare un clic in questa freccetta indietro. Abbiamo anche il multi-desktop, scusate, non il multi-desktop, il multitasking che ci permette di switchare da un'applicazione all'altra. Cose interessanti. Bene, la fruizione di OneDrive, per esempio. OneDrive, io mi aspetto, nel frattempo qui vedete che abbiamo la batteria, si apre la stessa applicazione OneDrive che noi abbiamo sui dispositivi con Windows 10 Mobile. Questa qui non è altro che la classica applicazione, ma sviluppata come Universal App. Ovviamente vedete che se io porto il cursore in alto a destra, posso decidere di chiudere l'applicazione. In questo momento noi siamo sotto rete wifi, ma io decido che preferisco la rete 4G. Nel frattempo, vedete, posso visualizzare le mie notifiche, posso andare a decidere che cosa mi interessa, no? Vedete, che cosa andare a regolare e posso anche fare degli interventi su altri applicativi. Andiamo a vedere quali, per esempio. Qui non posso vedere nulla, posso aprire il meteo, posso aprire Facebook perché in realtà non so se alcuni vo di voi che utilizzano Windows 10 per computer l'hanno visto, è disponibile in realtà
la versione Facebook beta per Windows 10. Non è questa, però evidentemente questa applicazione viene fatta passare come universale. La fruizione è ai livelli dell'applicazione, cioè abbiamo questo tipo di fruizione del contenuto con una leggera, come si dice, con una lentezza nella renderizzazione un pochino più alta. Adesso io per errore ero uscito, sono rientrato nell'applicativo. Non è fluida e fruibile come per esempio altre applicazioni. Vediamo che cos'altro si potrebbe andare ad utilizzare. Beh, proviamo il browser a questo punto. Microsoft Edge, io volevo vedere una cosa come Plantecoronis. Volevo andare a vedere delle webcam e mi dice che non ho connettività dati. Perché pagina è raggiungibile? Andiamo a scoprirlo. Ecco perché. Questo cosa è successo? Allora, avete visto che non prendeva la connessione dati benissimo. Windows 10 è ancora un sistema un pochino in fase beta. Ci sono delle cose che è un po' come il primo Surface, è arrivato sul mercato, era un'idea geniale. Con Surface 2 hanno migliorato, parlo sempre della versione Pro, hanno migliorato alcuni aspetti, spessore, autonomia, eccetera, ma non era ancora una macchina pronta. Dal Surface Pro 3 abbiamo avuto un dispositivo che sul mercato sta cominciando a prendere piega. Cioè, la gente parla ancora dell'iPad, ma non sa che esiste un dispositivo, o del MacBook Air nello specifico, ma non sa che esistono certi tipi di dispositivi. Nel nostro caso si era riavviato il Lumia. Può succedere, ovviamente, nel senso che questo tipo di utilizzo è un utilizzo che per i processori che vengono montati su questi telefoni è ancora molto impegnativo, perché qui abbiamo un processore ARM 64 bit, però è un 6 core che deve comunque gestire una risoluzione 2560x1440 del mio monitor, ok? E trasferire tutto all'interno. Nel frattempo deve gestire la connettività dati e tutti i servizi che ci stanno dietro. Andiamo a scrivere nella barra di ricerca, vediamo che dovrebbe funzionare adesso. Ok, vado a cancellare e riproviamo a fare quello che stavamo prima, perché io volevo vedere se sta nevicando dove. Vediamo, regione turistica, Kronplatz. Vedete che adesso che funziona sotto 4G, viene anche gestita molto bene. Devo dire, la velocità d'uso è buona. Nel frattempo vi mostro un po' di cose. Qui abbiamo un'indicazione della batteria, mentre qui abbiamo la connessione, la lingua che abbiamo scelto e qua sotto, oltre ai tasti di sistema, troviamo qui la barretta delle notifiche. Ok, vedete che possiamo fruire del nostro contenuto, andare a visualizzare le webcam. Proviamo ad aprire un'altra pagina perché io ho letto su internet che effettivamente questi dispositivi con il continuum fanno un po' fatica quando si tratta di gestire molte pagine web. Sinceramente, una cosa che non mi sorprende, non tanto per cose particolari, ma per il fatto che comunque parliamo di un utilizzo che appunto è ancora molto, molto complicato. Nel frattempo volevo togliere questa schermata, che non ho intenzione di togliersi, perché questo qui è un bug che c'è ancora sulla versione mobile di Edge. Vedete, potete utilizzare, stavo guardando che tipo di servizi potete utilizzare, ma diciamo che a parte le Universal App, per ora potete utilizzare in modo molto buono il browser, applicazioni di YouTube, potete usare appunto le applicazioni universali, perché se voi usate Uber lo potete usare, TripAdvisor è lo stesso che trovate su Windows 10, su Windows 10 Mobile, si adatta alle dimensioni e alla risoluzione del display. Proprio perché è stato da poco rilasciato come app universale. Eccolo qua. Se lo scaricate per Windows 10 sul vostro computer, trovate la stessa applicazione. Idem Uber e idem tante altre applicazioni, per esempio quelle sviluppate da Microsoft. Potete rispondere ai vostri messaggi, questa è una cosa molto comoda, perché se quello che
voi state frequentando è un ambiente di, dove lavorate, magari non avete nemmeno internet, ma avete soltanto un monitor perché è un ufficio temporaneo, volete andate lì soltanto una o due volte alla settimana e lavorate di meno, dovete lavorare soltanto a livello di multimedia, questa è una soluzione comoda perché alla fine il vostro telefono si sta caricando con l'uscita a 3 A perché è ovviamente sotto ricarica rapida. Tra l'altro volevo dirvi che scalda veramente pochissimo. Potete scrivere il vostro messaggio. Sto testando Continuum di Windows 10 e mandare il messaggio a un vostro amico che per esempio è abbastanza nerd e girargli il messaggio e vedere che cosa dice. Vediamo se c'è in posizione, magari mi risponde. Ecco, vedete che potete anche effettuare delle chiamate, se vi chiamano ovviamente potete anche rispondere. Come vi dicevo, la navigazione web subisce un pochino quello che è il peso a livello proprio di utilizzo della RAM e affaticamento del processore, che comunque non porta ancora un'esperienza da computer fisso, da computer portatile. Però anche l'utilizzo di applicativi come per esempio Word ed Excel, che sono gli Universal App, se noi andiamo proprio sul mio OneDrive per farla semplice, e tiriamo fuori un Excel che io uso spesso. Tipo, eccolo qua, OneDrive. Potete usare anche le mappe, ok? Potete fare molte cose, devo dire la verità, tutto sommato il comportamento è buono. Facciamo un attimo una pausa che attacco il mouse. Riprendiamo, guardate cosa ho attaccato il mio mouse che uso normalmente sul fisso, si muove senza nessuna latenza, senza cose particolari. Andiamo sui miei file, volevo andare sui miei documenti e farvi vedere. Tra l'altro in 4G la connettività è veramente molto buona e quindi potete fruire di contenuti che sono disponibili online molto molto velocemente. Io adesso vado ad aprire per esempio un mio file di rimborsi e vedete che Office si apre esattamente come mi si apre sul dispositivo, sul mio telefono, e Excel ormai è un'app universale, quindi Office, che è probabilmente la miglior suite per gestire certi tipi di contenuti come i fogli Excel e via discorrendo, ci mette di fronte a praticamente la stessa versione desktop. È chiaro che non ci sono tutte le funzioni, perché non è Office per desktop, perché non ha quella potenza di calcolo, però ci permette di fruire del contenuto perfettamente. Cioè io editare un file da qui, dove devo segnare numeri e monate e via discorrendo, o farlo da un'altra parte, non mi fa nessuna differenza. Tra l'altro, andiamo a chiudere. Vedete che comunque una cosa va detta, vedete che comunque un po', cioè, un po' si impaccia, nel senso nel multitasking non è proprio velocissimo, non è veloce come un computer fisso. Ma vi faccio vedere un'altra cosa. Andiamo a vedere, per esempio, se c'ho un altro file da aprire. Potrebbe essere. Stavo pensando se abbiamo qualche file di Word. Sì. Guardate. Apriamo questo file qua, For Mobiles, che è un template di un articolo, è un foglio di una facciata, una cosa molto semplice, perché ci mette un pochino a caricarlo, perché ovviamente il file non è salvato sul nostro dispositivo, quindi lo deve scaricare da internet. Qua ci fa vedere che cosa possiamo costruire con Word e adesso vedremo il nostro coso. Approfitto per dirvi cosa ne penso. Mi piace questa funzione, non lo so, è una funzione però molto comoda e può avere degli utilizzi come appunto in stanze dove vogliamo tenere soltanto un monitor, dove decidiamo di utilizzare, vedete, il mio template, che posso fare la copia per. Guardate, io faccio aggiorno una copia in modo da trasformarlo in. Se io facessi aggiorno una copia potrei utilizzarlo come documento Word e modificarlo, perché questo qui è realizzato con un Word, si vede vecchio. Qui con Word 2015 mi dice che se lo salvi nel tuo dispositivo ne fai una copia identica e lo puoi modificare. In ogni caso, anche qui le impostazioni sono praticamente le stesse di Excel, sviluppato per dispositivi mobili. Qual è il succo di questa funzione? Questa funzione qui aiuta molto quando abbiamo un posto dove andiamo, magari senza connessione, magari dove non abbiamo il fisso o non abbiamo gli strumenti per poter utilizzare a tutti gli effetti un computer. Magari siamo a casa di un amico che ha la tastiera o abbiamo noi dietro la nostra tastierina portatile, perché ormai le vendono per pochi euro anche Bluetooth, e
e abbiamo dietro un mouse, o il mouse non ci serve perché in realtà se dobbiamo fare queste cose qua possiamo farle, e visto che ormai tutto il mondo è cloud, dobbiamo lavorare su un file Office, dobbiamo fare le cose su internet, le possiamo fare, perché non è detto che se non c'è l'applicazione io non posso fare una cosa. Guardate Mega, l'applicazione non è ancora universale, voglio caricare un file sul mio cloud Mega, lo faccio dal browser, non me lo vieta nessuno, ok? Quindi voglio dire che a questo livello siamo su una buona gestione dei contenuti. Cosa manca? Manca ancora l'hardware. L'hardware dei telefoni di oggi, per quanto potente, fa ancora fatica a gestire quelli che sono i contenuti desktop. Però è un ottimo inizio, Microsoft ha lanciato l'app per lo sviluppo di una cosa e questa sarà probabilmente, come dicevo prima, una cosa molto simile a quello che è stato Surface, cioè diventerà qualcosa che nel tempo è veramente, veramente sarà la sostituzione del computer per molti o per una buona parte di noi. Quindi devo dire, bella l'idea, io l'apprezzo, alla fine è molto semplice da usare. La riuscirebbe a usare chiunque, penso, perché non si tratta altro che collegare due fili. È una funzione veramente apprezzabile. Più che altro per noi che siamo avanti della tecnologia, uno sguardo verso il futuro. Direi che per questa prova, più che una recensione, è tutto. Un saluto da formobiles.info.